Ok, la scala misoidia la otteniamo abbassando questo settimo grado, renderlo bemolle e ottenere questa sonorità, l'accordo di dominante. Grazie a questa cosa ovviamente noi poi armonizzeremo per seste tale scala e otterremo questo suono che abbiamo già visto in passato su alcuni riff. Però alcuni riff, alcuni licks, alcuni fraseggi tipici, un conto è memorizzarli e utilizzarli solo in certi contesti, ma bisogna anche comprendere e non avere più dubbi e certezze, per far sì, magari come fa Andrea, di telefonarmi mentre sogno alcune belle ragazze che non si sognerebbero mai di chiamarmi in certi momenti, ovvero come nei miei sogni, dai quali poi lui mi toglie. Quindi grazie Andrea per questo. La scala maggiore, per cui primo grado major, secondo grado major, minor, major, major, minor and minor. Questa è l'armonizzazione che dobbiamo memorizzare. La scala ionica, sesta maggiore, minore, maggiore, maggiore, minore, minore. È uno schema fisso che dobbiamo perlomeno memorizzare. Questo perché distoglie magari e ci può deconcentrare da quello che è l'utilizzo delle seste, perché nel blues non è quello che sta avvenendo in questo contesto. Nel momento io, anche se uso questa forma accordale, non è un chords major, ma è un dominant. E perché è un dominant? Perché altrimenti non sarebbe un blues. È vero, questo è un secondo rivolto di mi, ma non è un mi maggiore. Di conseguenza, nel momento in cui io utilizzo questa cosa, questo è un settimo grado di quello che è un primo, per cui maggiore, minore, minore, perché ovviamente non avrò più la stessa sequenza. Ma se penso che parto dal settimo grado, major, major, minor e minor, come posso dire? È come quando ad esempio parlo della scala ionica. La scala ionica, scala dorica, scala frigia, scala lidia sono pattern, per cui dovrò memorizzare le distanze dei toni in semitoni e se parto da una nota diversa, lo so che può sembrare difficile se lo argomento in tal modo, sembra quasi una forma cerebrale, sembra quasi aver poco a che fare con la musica, ma sto andando in un sentiero con i quali determinate persone che hanno avuto a che fare con me, e non è una questione di blog o di video o altre cose, sanno bene delle cose di cui stiamo parlando e stiamo approfondendo determinati concetti che in un certo qual modo semplificano alcuni discorsi. Per cui, fondamentalmente, nel momento in cui io vado a prendere una scala misolidia dove ho abbassato un settimo grado, non avrò più un'armonizzazione maggiore maggiore delle seste, minor, major, major e minor, minor, ma l'armonizzazione sarà maggiore, primo grado, minor, minor, major, major, minor, major. Questa è l'evoluzione, perché è come se ti dicessi che la scala maggiore ha una distanza tono, tono, semitono, eccetera, eccetera, ma la dorica non può avere la stessa distanza, altrimenti non sarebbe dorica. Questo è chiaro. Di conseguenza, nel momento in cui faccio questa cosa, avverti il sound, seven minor, seven major, settimo grado minore relativo alla misolidia, vedi che ho una sesta maggiore sul re, sesta maggiore. Vedi come sto avanzando? Pardon. Se parlo e suono mi deconcentro, eh. Ok? Anche in questo caso, vedi che armonizzo sulle seste in questo settore, primo grado maggiore, minore, minore, maggiore, maggiore. E sto armonizzando una scala misolidia di mi, eh. Per cui sono certo che quello che muovo, minor, major, major, minor, major, major. Vedi che il settimo grado minor, che è un re della misolidia di mi, è sempre maggiore, perché è il settimo grado e ha la sesta maggiore. Primo grado, six major, minor, major, che è la settima minor, six minor. Per cui funziona, no? Per cui un conto è dire io utilizzo un riff e lo uso qua.
però tu devi poter portare in giro le frasi senza limite. Perché è quello che ha sempre fatto Hendrix nel corso del tempo. Certo, uno lo può anche fare a caso, senza avere un orecchio assoluto, senza comprendere ciò che sta facendo nel momento stesso in cui lo fa, perché le cose possono andargli bene. Ma nel momento in cui tu lo fai perché sai bene cosa sta succedendo, allora vuol dire che componi, allora vuol dire che lo fai perché stai seguendo delle regole. Però se lo fai senza seguire un authority, allora vuol dire che stai facendo le cose un po' alla cazzo. Solo che oggi tutti ci sentiamo un po' autorizzati, perché oggi è il mondo della libertà, finché vediamo determinate cose, giusto?